ragazzi, eccoci, siamo alla Pavia Sanremo quinta edizione 2023, siamo nel parcheggio qua nella piazza centrale di Pavia dove hanno luogo le iscrizioni. Quest'anno record di presenze, oltre 200 partecipanti. Ragazzi, guardate, da Continental, Suzuki, Moto Morini, Harley, ma soprattutto il Tiger Team Triumph schierato. Pronto? Siamo pronti? In questo momento, scusa, un momento topico. Ti posso ripresentare? Tu sei l'ex Dakariano. Ex. Io sono l'ex, punto. Allora, Dakariano Luca Viglio. Va bene? Dietro c'è Sasà, che tipo Paolini si mette dietro l'inquadratura. Bravo. Vorrei Luca. Farti notare che non c'è una bolla neanche a pagarla, mentre il tuo è un po' rivedibile, eh? Qua abbiamo delle pieghettine che... Tutti gli anni mi ammini questa cosa dell'adesivo, eh. E vi facciamo vedere il Tiger Team allargato, chi c'è quest'anno. Siamo pronti, prontissimi siamo. Presentatevi. Alessandro, del 6%. Giulia, semplicemente Giulia, prima esperienza. Io sono quello allargato in realtà. Tu sei Paolini. Paolino, ma come si chiamava? Beh, io sono Paolino. Sasà. Ciao, che Sasà. Ci faccio qua? Spostati che vediamo le moto, guarda qua, quante sono già? 5. Giulia, hai fatto la cronometrica? Certo, passata con 102. 102. Ah, però, hai lo scarico tarocco, eh? Non credo, perché Triumph non penso. Ragazzi, eccoci, sabato mattina siamo pronti per la partenza. Qua si sta allestendo il campo con un sacco di, anche di squadre, di team e delle case. Ciao Luca. Ciao Andrea, ciao amici. Pronto? Buongiorno con il sistema di navigazione? Quindi sì, siamo riusciti a impostare, credo, tutto quello che ci serve. Poi facciamo vedere anche le nostre Tiger. 1200 per me, l'ammiraglia con le Karoo 4 e soprattutto guardate le nuove grafiche che Triumph ha realizzato per il Tiger Team. Con i fregi gialli. Poi il giallo scuro di moto.it. E Luca, tu invece cos'hai? Io ho comprato i guanti neri e gialli fluo. Detto questo, Tiger 900, grafica anche questa sul giallo fluo, che devo dire ci piace molto. Gomma tassellata ad ordinanza, pronti a partire. Sì, la differenza poi tra me e Luca, che io ho il 21-18, lui il 21-17. Differenza di diametro, però le moto sono totalmente di serie. Vedi, tanti mettono il borsone sui furgoni, noi invece viaggiamo con le nostre borse legate, ci portiamo tutto dietro. Kit ripara gomme, speriamo che non serva, facciamo le corna. Vi faccio vedere il ponte di comando qui della Tiger, con la Insta per le riprese, il telefono per le emergenze, ma soprattutto col Garmin Montana che mi mostra già la traccia GPS, perché navigheremo con le tracce, quindi senza cartelli, frecce, segnali. Vieni qua Luca. E basta, quindi 244 km, si parte da Pavia e si arriva a Cairo Montenotte nel Savonese. Ora prevista di arrivo? Chissà, nel tardo pomeriggio, dai. Poi molto importante, quanti ristori oggi? Oggi tanti ristori, non mi ricordo quanti, ma ci servirà acqua, perché è caldo importante. Infatti noi partiamo senza, ottimo. Esatto, e però avanti tutta. Grande Luca, vai. Andrea Perfetti, tu quante altre hai fatto ormai? Ho perso il conto, però ogni volta è sempre bellissimo. E vorrei fare, Nicola, approfitto di te per fare un in bocca al lupo, un buon divertimento a tutti i ragazzi partecipanti, che sono tanti, carichi, appassionati come sempre. Ci vediamo a Cairo e partite. Grazie. Ciao a tutti. Usciamo da Pavia e tra poco ci aspettano le pianure lombarde, costeggeremo il Po per tanti chilometri con la nostra Tigerona ed inizia questa bellissima avventura, la terza Pavia Sanremo per il Tiger Team. Adesso è impostato la risoluzione a 30 metri, giornata bellissima, ci sono già 26 gradi alle 8 di mattina, quindi sarà una bella giornata calda. Inizia lo sterrato, ecco, noi stiamo parlando con gli interfoni di Cellular Line. Luca, vieni un po' più avanti che ti filmo. Eccoci qua ragazzi, siamo partiti, iniziano gli sterrati che ci porteranno al Po. Adesso costeggeremo il Po per un bel pezzo, faremo una discreta parte di sterrati nella pianura padana tra Pavia, poi in Piemonte con Alessandria alla ricerca dei ristori. Si guida bene in piedi, ti faccio un po' di video, guarda che stiloso che sei. Luca con la 900 e io con la 1200. Siamo in mezzo ai campi di mais del Pavese, percorso scorrevole, molto bello. Nicola Poggio ci ha fatto partire tra i primi e ci godiamo questa strada bellissima.
Ragazzi, siamo al ristoro Monbaruzzo del primo giorno, eccolo qua, Luca Viglio. New Press c'è scritto sulla schiena. E siamo i primi, Luca, siamo i primi? Luca conferma, ragazzi, vi dico che siamo. Noi ci parliamo con l'interfono. 120 km fatti, com'è andata? Bellissimo. Guarda qua la Tiger di Luca, perfetta anche la mia, 120 km bellissimi. Luca, ma c'è un problema qua, sono tre le Tiger, siamo partiti in due, arriviamo in tre. Buongiorno, lei chi è? Sono di Canelli, è tutta la mattina che ciao Andrea, cercavi, cioè. Veramente? Sono un ragazzo che ti ho scritto l'altro giorno su Facebook. Grande! Ragazzi, sorpresa, come ti chiami? Daniele. Ciao Daniele. Abbiamo triplicato le Tiger. Tu cos'hai, la GT? Sì, la GT. Abbiamo tutte le Tiger. Sì, io faccio più turismo che cross. Beh, ma che noi facciamo turismo in fuoristrada. Quindi Tiger 900 GT Pro, 1200 Rally Pro. Brava bambino, mi sono divertito un casino. Bellissimo. Ho visto che la grande coppia ti stava gasando sugli sterratori. Quinta, sesta. Si stare dietro Andrea quando mette la terza, la quarta, magari. Dammi un pugno. Adesso spengo un po' di attrezzature qua. Spegniamo il Garmin perché mi serve la batteria per dopo. Pensate che metà giro ho consumato solo il 29% di batteria. Le Karoo 4 sono belle, eh? Gomme nuove ancora. Quei 150 cavalli della bestiona. Adesso abbiamo fatto la pianura, percorsi scorrevoli lungo il Po, molto veloci, però nei paesi piano, in prossimità delle cascine piano, giro bellissimo. Adesso finito il ristoro di Monbaruzzo, guardate, siamo nelle vigne e si comincia ad andare in collina. Vai Luca! Andiamo avanti la 900, io col 1200 metto qua su questa sabbietta. Che spettacolo, il giro di oggi, il sole, la compagnia, mi mancano i nostri amici dell'anno scorso, Andrea e Marco, ci hanno regalato un'edizione meravigliosa con i lettori, però quest'anno va così, siamo io e Luca come ai vecchi tempi e ci divertiamo su questi terreni belli scoscesi e poi cominceranno anche le mulattiere, però intanto ci godiamo le vigne. Tra l'altro, ragazzi, se fate i giri in fuoristrada, diciamo che il numero 2 è perfetto perché se c'è polvere possiamo stare affiancati in sicurezza qua Luca a destra. No, aspetta, aspetta, sì, dritto. Vi dicevo, e vedete, anche adesso l'interfono è stato utilissimo per raccordarsi sulla navigazione, ma anche sui punti di interesse. Se ci scappa la pipì, se abbiamo sete, se vediamo qualcosa che merita l'attenzione, parlarsi comunque è una gran cosa. È utile e soprattutto divertente, non siamo isolati mentre guidiamo la moto. Questo tratto c'era anche l'anno scorso, Luca. Lasciamo la strada battuta per un bel fuoristradino un po' pepato? Andiamo! I piedi sulla Tigerona, tratto di sottobosco freschissimo e ragazzi la Tiger quest'anno ho quelle Karoo 4 che mi danno una trazione esagerata, quindi sono sereno con le gomme, tra l'altro non c'è fango, è asciuttissimo, ma poi le sospensioni elettroniche fanno veramente la differenza perché la Tiger copia tutto. Adesso siamo su questo sentiero di erba, tutte tracce dove Corrado e Nicola hanno lavorato per avere i permessi, quindi giro strasicuro e super regolare soprattutto. Una cosa fondamentale, non chiedetemi le tracce poi del giro perché non le diamo mai, neanche privatamente, perché il giro costa fatica e soprattutto dove passiamo oggi non è detto possiate passare domani, perché ci vogliono i permessi, si passa anche su proprietà private, su aree demaniali dove ci vogliono i permessi per girare. Quindi ragazzi, niente tracce abusive, veniamo a fare l'AT se vogliamo fare questi percorsi. Ragazzi, adesso è passato Luca, siamo in un bellissimo bosco, guardatela qua la Tigerona, che spettacolo. Mi porto dietro tutti i bagagli che mi servono in questi due giorni, Karoo 4 col tassello che sta tenendo la grande sui sassi per gomma nuova di pacca, trasmissione a cardano ovviamente più rigida di una catena, però sta andando benissimo e questo motore è un portento, potenza esuberante ma soprattutto tanto controllo ai bassi perché è dolcissimo. Vedete, l'ho impostato adesso col controllo di trazione disinserito, l'ABS in modalità off-road, quindi libero dietro, e si prosegue il giro fantastico dell'AT. Guardate che meraviglia, percorso adesso di questo tipo nel bosco. E adesso siamo passati a percorsi molto più stretti, un single track, siamo a 58 km dall'arrivo, quindi siamo nell'ultima parte della prima giornata. Tra l'altro va detto anche che io e Luca l'abbiamo presa un po' troppo seriamente perché sono le 12.40 e siamo a 50 km dall'arrivo, siamo arrivati per primi al ristoro, siamo ripartiti per primi, adesso tratto in salita
lento, fondo sempre asciutto, però vedete c'è anche qualche pozza, però con le Karoo 4 siamo tranquilli. E poi salita con le pietre, eccoci, guida in piedi, bel tratto rognoso, ma la s'arrampica dappertutto la Tiger 1002, e credo anche Luca. Sei dietro, Luca? Il 21 pollici è una caratteristica della Tiger, è l'unica col 21 pollici e cardano, ve lo ricordo. Ci sono altre 21 pollici come la KTM 1090 Adventure R con una potenza simile, ma col cardano è l'unica, perché ovviamente la GS, anche la GS Adventure ha l'anteriore da 19. Invece lei, forcella show elettronica, con tanta escursione, 21 pollici, 3 cilindri, cardano, 150 cavalli, è una moto unica nel segmento Max Enduro, e guardate come poi nei boschi ci va. Certo, vi consiglio di fare attenzione e avere la gamba lunga meglio con la Tiger, perché comunque è una moto molto alta. Va detto che la sella si può abbassare, io lo sto usando alta che mi dà più comfort, ma è comunque una moto grande, bella grande. Guardate qua il bosco, proseguiamo, vediamo, qua c'è la fettuccia messa da lato, quindi andiamo su per questa tratta, per questa parte, scusate, sconnessa. Vedete com'è stretto qua il sentiero, occhio alla zucca, altro tronco, aia. Vedete anche la tre cilindri piccola, poi piccola, è sempre un 900 da quasi 100 cavalli, però come si guida bene. Io e Luca, lo sapete, abbiamo altezze diverse, però vedete che l'importante è la tecnica di guida. Vedete Luca in piedi sulle pedane e guida da maestro la Max Enduro. Quindi quando mi scrivete chiedendomi se 1,70 m potete guidare queste moto, ragazzi, tranquilli. Piuttosto fate un bel corso di guida per imparare a guidare come Luca Viglio, e poi con moto di questo tipo siete assolutamente sicuri anche in fuoristrada. Siamo verso la fine della prima giornata, giro bellissimo, c'è tanto asfalto quest'anno, però sappiamo che le condizioni meteo nel nord Italia sono state, a fronte di un aprile secchissimo, è stato un giugno molto piovoso, quindi probabilmente hanno fatto qualche taglio, però le parti di fuoristrada sono anche molto tecniche, sempre molto molto belle, ed è il bello della Pavia Sanremo. Qualche pezzo di enduro anche impegnativo e poi panorami bellissimi, però non voglio solo far vedere il panorama, guardate che bella la Tigerona 1002, e poi mi vergogno a farvelo vedere perché io me lo ricordavo più alto, Luca Viglio. Luca, devi mangiare più proteine, secondo me. Dici che posso crescere ancora qualcosina? Sì, le uova le mangi? Non molte, forse per quello che non sono altissimo. È una panchina un po' impegnativa, eh? Da questa panchina, che non so dove sia, però con una vista bellissima sull'Appennino, siamo a Nella Belbo, l'ho letto là sul cartello. Cercherò di tirare su dal prato la nostra Tiger e ripartiamo. Però prima voglio vederti scendere, vai! Far figo a salire sulle panchine giganti. Scalini, vado agli scalini. Sì, sì, voglio vederti scendere dagli scalini, se combini qualcosa anche lì. Ragazzi, io e Luca ripartiamo. Ciao! Ragazzi, ultimi 15 km. Siamo quasi arrivati a Cairo Montenotte. Adesso ci aspetta una sterrata in discesa. Guardate quanti sassi. Sempre sguardo lontano per vedere dove mettere le gomme. Luca mi dice dove passare con l'interfono, sempre utilissimo, perché il percorso è molto vario, si passa dalla sabbia, sassi, pietre, gradoni, c'è tutto all'AT. Adesso proseguiamo a destra, dicevo della sabbia, eccola qua. Adesso questo tratto da disterrato lascia di nuovo spazio all'asfalto e agli ultimi chilometri per la cena di Cairo Montenotte. Vai Luca! Ed eccoci qua all'arrivo. Vabbè, un po' di moto sono già arrivate, Luca, hai visto? Ciao! Ciao! Le moto già arrivate, vedete, tanti mono bicilindriche, e adesso parcheggiamo le nostre moto. Bello, bellissimo, giornata meravigliosa. Da dove partiamo? Partiamo, beh, facciamo vedere anche proprio una carrellata delle moto, non solo le nostre Tiger, abbiamo di tutto. Beta Alp, vedi, anche le moto un po' più facili. Monocilindriche, bicilindriche, KTM, AJP, la Aprilia, Suzuki, Ducati, KTM, Yamaha, un DRZ trasformato. E poi facciamo vedere anche le nostre, Luca, andiamo. Tiger 900, costato Luca, 900, e la 1200, 244 km oggi. Siamo riusciti anche, così vi raccontiamo tutto, anche dietro le quinte, purtroppo la GoPro era spenta, però l'abbiamo stese tutte e due una volta. Però
Andrea prima di me. Io sì. Poi l'ho fatto un po' per essere... Sì, nello stesso chilometro praticamente. Esatto. In una pozza di fango e Luca su un gradino nascosto dall'erba si sta. Ma appoggiate da fermo, guardate. Anche per farvi capire il fango che c'era oggi. Con le barre paramotore, le protezioni, le moto e i paramani non si sono fatte niente a parte lo sporco del fango. Tutte e due gommate con le Coru 4 come vi abbiamo raccontato stamattina e sono andate bene. Com'è egregiamente, andata? Egregiamente. Beh, sull'asfalto sono sempre al top, all'eccellenza. In fuoristrada... Anche lì devo dire comportamento più che valido, più che egregio, sia sul quando, quel poco di umido che abbiamo trovato, sia sulla terra compatta che abbiamo trovato nei boschi arrivando qua vicino, mentre sugli steratoni asciutti e polverosi dell'inizio, anche lì devo dire grande divertimento, grande controllo delle moto in derapata. È stata una giornata entusiasmante. Sì, adesso passiamo anche alla Tigerona, alla 1200, guardate quante grosse ragazzi, però nel fuoristrada è veramente bella, va fatta correre in maniera scorrevole, scusate il gioco di parole, perché è una motona, guardate anche la sezione, questa è la versione col serbatoio più piccolo da circa 20 litri, però è una motona, dà tantissima soddisfazione e nel fango ci aiutano ovviamente, come nel caso della 900, le Caru 4. Poi che dirvi, la navigazione è stata molto bella perché usiamo le tracce GPX col Montana, col Garmin, soffro un po' la polvere, però oggi è andata bene perché eravamo partiti tra i primi, quindi basta seguire la traccia, è molto più semplice anche del roadbook che si usa nei rally. C'è anche la categoria GPX nei rally, seguite la traccia blu e andate. Quindi, bella giornata, è andato tutto alla grande, soprattutto grazie al mio compagno cameraman Luca che è stato grandissimo. Il bello di viaggiare in moto con un amico, parti presto. Ce l'ha sempre preso con il nostro ritmo, perché eravamo in pochi, sì. Siamo andati via come acqua. Non abbiamo perso tempo, il barettino, il caffè, la brioscina, esatto. Tante soste, no, via guidare la moto, che è bellissimo sempre. E voi siete arrivati da quanto? Siete già nudi? Siamo arrivati da 5 minuti. Con che moto? Queste K690, ci siamo veramente divertiti, molto belli. Il percorso, il secondo tratto, cioè al pomeriggio, è stato fantastico, bello. Ecco, ma per chi ci guarda e magari l'anno prossimo ci sta pensando, il livello di difficoltà secondo voi è com'è? È fattibile, il primo pezzo molto semplice, il secondo un po' più da guidare, ma tutta molto fattibile. Sottobosco, bellissimo. Bello, sì. Vabbè, questa è erba medica. Ho raccolto del bosco, ho comprato una parte. Hai fatto bene. Questa mi ha stupito. Bene, Desert X. Sì, assolutamente. Una Parigi Dakar, ma sotto c'è un GS 1100. Ho beccato 1200 con l'air tender, molto molto divertente, mi sono divertito molto. Però io volevo chiederti, ma tu come fai a essere così pulito? Ma anche te me lo chiedi, voi siete molto seri. Com'è andata? Alla grande, ci abbiamo messo un attimo. Fantastico, bello? Ci siamo divertiti tantissimo. Grande. Soprattutto l'ultimo pezzo. Con che moto l'hai fatto? Beta Alp, ecco la Beta Alp che c'è lì, bella, sì. Bella. Ma tu la smetti di perderti? Che hai fatto la Dakar qua a Cairo Montenotte e non ci arrivavi più? Come perderti? Ma non è vero! Catanese continua a dire che Zacchetti si perde. Lo aspettavo, dov'è finito Zacchetti? Dov'è? I percorsi sono piaciuti, abbiamo aggiunto delle sezioni nuove anche belle, il caldo c'è stato ma non è stato caldissimo, direi bene. Tutto a posto? Qualche scivolata, sì, caduti? Qualcosa sì, certo, qualche foratura, qualche cosa da tamponare, c'è sempre, ma comunque è bene. E domani altri chilometri, credo un po' meno, 220, per arrivare a Sanremo con un obiettivo, bagnetto e spaghettino con le vongole. Ragazzi, inizia la seconda giornata alla Pavia Sanremo. Occhi un po' sfatti dal sonno. No. Sono le ore 7 e adesso affrontiamo gli ultimi 227 chilometri che saranno molto più enduristici di ieri perché non c'è più pianura, che da Cairo Montenotte ci portano diretti a fare il bagno. Spaghetto. Allo spago. Siamo partiti, seconda giornata, 227 chilometri. Gira a destra qua Luca, con l'interfoni comunichiamo alla grande e procediamo. Dopo Cairo Montenotte abbiamo lasciato Bormida e iniziamo a salire in montagna attraverso questa strada di asfalto, tutta tornanti. Guardate che giungla, che foresta. Luca è qua dietro, 19 gradi, ore 7:50. Eccolo qua ragazzi con la Tiger 900, io con la 1200, proseguiamo la nostra avventura. Passaggio immancabile ogni anno sotto questo ponte militare, ragazzi, e poi inizierà il fuoristrada. Qua svoltiamo a sinistra, vedete che finalmente l'asfalto per oggi sarà soltanto un ricordo. Luca, fermiamoci. Ok, adesso mettiamo le nostre belle mappe
da Enduro Offroad Pro, controllo di trazione disattivato, e poi abbiamo anche l'ABS disinserito. Pronto Luca? E andiamo! Abbassiamo anche il cupolino della Tiger e inizia questa salita che ogni anno ritroviamo molto bella, molto scorrevole. Sempre attenzione a questo gioco di luci e ombre alle pietre, alle buche, perché ci sono sempre in agguato. Però gran bel lavoro delle sospensioni elettroniche della 1002. Non so Luca come stia andando con la 900, con sospensioni show regolabili ma tradizionali. Luca come va? Mi risponde dall'interfono che sta andando sul velluto anche lui. La giornata comincia con una mulattiera bella, tosta, impestata. Ma Luca mi sta aspettando per fare i video insieme. Vai Luca! Guardate quanti sassi e le nostre tigrone che si arrampicano. Questo è uno dei tratti sempre più tosti della Va Via Sanremo ogni anno, ma non è l'unico, perché il secondo giorno regala momenti di vero enduro ai partecipanti. È bello che trovate moto mono bicilindriche, e poi ci sono anche le tre cilindri inglesi, ovviamente. Luca cambia traiettoria per cercare quella più pulita. Quanti sassi, ragazzi, mamma mia che roba, non me la ricordavo così l'anno scorso. Ecco qua a sinistra un po' più pulito. Che mulatterona! Probabilmente l'acqua l'ha scavata un po' più dell'anno scorso. Qua diventa più scorrevole, mattina presto, luce che filtra tra gli alberi, è un percorso bellissimo. Bosco incantato. Siamo alle ore 8:16, siamo partiti da 50 minuti e già il giro è già bello dopo un'ora. Bisogna stare attenti alle pozze perché ha piovuto, però col tassello giusto si va via sicuri. E vedete anche l'andatura, siamo a 42 all'ora, procediamo in scioltezza ma senza tirare le moto, perché sono percorsi aperti agli escursionisti e quindi rispettiamo anche gli altri. Mini sosta, siamo sbucati da quel bosco, guardate che prato, ci stava a far vedere dove ci porta la Pavia Sanremo. Guardate che bosco bellissimo, vi faccio vedere questo bosco perché è una traccia bellissima. Vedete qua il Montana che me la mostra, traccia blu, traccia GPX, e scopriamola insieme ragazzi. Guardate che prato bellissimo, andatura sempre molto tranquilla perché non è una gara, il motorello è un'altra cosa, la Pavia Sanremo è adventuring, andare alla scoperta delle strade più belle dell'Appennino e della Liguria, meravigliose. Siamo scesi da quelle montagne là e adesso la sosta nella fontana anche dell'anno scorso con l'acqua più buona della Liguria insieme a Luca. Ciao Luca, come sta andando? Ciao ragazzi, una meraviglia. Stamattina siamo partiti presto, abbiamo acceso le moto poco dopo le 7. Sì, abbiamo saltato la partenza per andare direttamente sul percorso e goderci, non dico l'alba, ma quasi, vero? Beh, insomma, c'è una luce straordinaria nei boschi, c'erano queste lame di raggi di sole che passavano tra gli alberi, bellissimo. Ragazzi, questo è uno dei punti più panoramici, più belli della Pavia Sanremo. Ogni anno Nicola e Corrado ci mandano qua e fanno benissimo. Guardate che vista sulle Alpi o sull'Appennino. Qua saranno già le Alpi Liguri, credo, Luca, no? Guardate che vista stupenda. Bellissimo, bellissimo. Qua vedete il gruppo, un altro gruppo Aprilia che sta arrivando. E noi adesso andiamo là in fondo, direzione Mar Ligure. Adesso vi mostriamo un tratto di strada su asfalto, perché alla Pavia Sanremo c'è anche tanto asfalto e questa strada è bellissima. È una strada, guardate, asfalto perfetto, zero traffico, tutte curve, e adesso si apre il panorama che volevo mostrarvi. Meraviglioso. E adesso andiamo destinazione Zuccarello per il ristoro.
Ragazzi, ecco, ci stiamo entrando a Zuccarello per il punto ristoro del secondo giorno. Sono le ore 9:17, 24 gradi, guardate che bello che Zuccarello. Ovviamente non si può entrare in moto qua, credo, no Luca? Abbiamo i permessi oggi per l'AT, perché Corrado e Nicola parlano con tutti i sindaci, hanno il patrocinio della regione Liguria, ma anche della Lombardia e del Piemonte. C'è un lavoro di permessi, di regolamentazione molto accurato. E guardate che bello che è. Tra l'altro ragazzi, mi raccomando, se vi piacciono questi video anche dei viaggi di moto.it con Luca e con me, iscrivetevi al canale. Ti supero. No, no. Prima ti intervisto. Dai. Come va Nicola? Bellissimo il giro. Ma chiedo a te come va. Hai ragione. Stamattina abbiamo saltato la partenza per goderci il giro subito presto. Certo, bellissimo. Bello. Siamo partiti alle 5:30, sì. Sì, no, vero, ho visto. Bello. Dal tracking, ho dal visto. Tracking. Certo. Bellissimo giro. Dai, sono contento. Veramente bello. Allora qui siamo a Zuccarello, che è un borgo medievale, uno dei borghi più belli d'Italia. E godetevela, c'è un ristoro spettacolare. Ragazzi, adesso facciamo un tratto comune alla Sanremo Sestriere, il tratto con le pale eoliche, però al contrario, tratto molto tecnico per le max enduro, nel senso che vedete sassi smossi in discesa, noi cerchiamo i tratti più puliti della strada e guardate che vista meravigliosa. Stiamo così fin dopo la pala. Adesso ragazzi, sto dando qualche indicazione a Luca, siamo io e lui con i nostri bagagli indipendenti, senza operatori video. Abbiamo le nostre telecamerine e la Insta che farà il lavoro dell'operatore oggi in sella con noi. Tratto bellissimo, qua siamo veramente sugli alpeggi con i pascoli. Vado avanti Luca. Tratto bello sconnesso ma bellissimo con la Tiger. Questi sono i percorsi che le ama, più aperti. Ovviamente nei tratti rocciosi la Tiger 1200, ve lo dico ragazzi, richiede molta esperienza e possibilmente le gambe lunghe perché è una moto alta. Lei con le sospensioni digerisce tutto, ruota da 21 aiuta, ma è una moto comunque, è una maxi enduro da viaggio di grande cilindrata, 150 cavalli. Queste sono le strade che ama di più. La Pavia Sanremo è un po' il limite per, ma non so, non della Tiger, di tutte le maxi enduro di 1200-1300, perché comunque è un percorso molto tecnico in certi punti, però con un po' di esperienza si fa e dà grande soddisfazione anche con le maxi enduro. La Tiger 900 ovviamente qua è più a suo agio, ma anche la 1200 va alla grande. Ecco ragazzi, siamo con la Tiger, ci sono un po' di partecipanti con moto di vario tipo. Poi abbiamo una Desert X. Ciao, vi faccio il video, ciao! Facciamo il video tutti e tre, ciao! Abbiamo superato i ragazzi, ce ne sono ovviamente tanti con moto di tutti i tipi. Adesso controlliamo sempre anche il Garmin, che la traccia sia giusta, e proseguiamo in questo altro bosco bellissimo. Siamo circa poco dopo metà strada. Qua c'è Alessandro, ciao Alessandro di Continental. Ragazzi, e col saluto delle campane siamo credo all'ultimo ristoro della giornata prima dello spago in spiaggia. Basta questo spago, andiamo al ristoro, vai. Siamo alla strada della Cucina Bianca, Civiltà delle Malghe, partecipanti che stanno arrivando. Seguiamo Luca, fammi strada, raccontami che succede. Niente, qua siamo adesso bene. Proloco di Monte Grosso, Pian Latte. Ragazzi, venite a Monte Grosso Pian Latte, perché? Perché? Fate pubblicità, siete dalla Proloco. Lui parla di dai, abbiamo da assaggiare le raviole d'eco, che è il nostro piatto tipico. Ci sono tante cose buone, tante cose belle, tanti percorsi, tanti sentieri per voi motociclisti, per chi va in bicicletta, per gli escursionisti. Quindi niente, venite a Monte Grosso e venite in Valle Arroscia. Ciao Graziano, grazie. Ciao. Adesso però passiamo al ristoro, ragazzi. Ripartenza dopo il ristoro. Alessandro con la Bustrom, come va? Veramente una meraviglia, un grande divertimento questa mattina. Bene. Piccola, leggera, ma sincero. Qui invece sei con la Touareg. Bellissima, bella moto, bellissima giornata e soprattutto bellissima compagnia. Molta trazione, molta polvere, ma spettacolare. Grazie. Intanto ragazzi, vedete gli altri gruppi che stanno arrivando.
con moto anche anni 90 come la Dominator, c'è un po' di tutto. E adesso si riparte per gli ultimi 80 km di questa Pavia Sanremo. Adesso affrontiamo una delle più belle salite della Pavia Sanremo, parte nuova del percorso 2023 che ci porta alla Galleria Garezzo. Poi ci sarà la discesa verso Sanremo, ma la galleria ve la mostreremo perché è bellissima. Stiamo affrontando questa salita, vedete, è una strada assolutamente agibile ma molto sassosa. Guidiamo sempre a 30-40 all'ora perché può spuntare anche una panda, una jeep. Sono strade che portano anche agli alpeggi, quindi ci vuole attenzione, ma è una strada bellissima, guardate la vista che c'è qua. Ancora pietre, pietroni piantati per raggiungere la galleria che vi dicevo di Garezzo. È una galleria molto nota agli appassionati perché è anche molto suggestiva e scenografica. Questo è un percorso caratteristico della Sanremo Sestriere Air che quest'anno arriva anche in questa bellissima edizione. Ecco quale moto. Ciao! Un mezzo militare particolare e attraversiamo la galleria. Eccola qua la galleria. E guardate che vista c'è appena superata la galleria. Guardate che panorama incredibile. Mamma mia che roba. Ma è abbastanza spaventoso, eh. Guardate quanto siamo alti. È bellissimo. Questa, se non sbaglio, chiedo conferma a Luca, fa parte anche della Via del Sale questo percorso, vero? Ecco, Luca mi dice che non è la parte classica, però fa parte di una delle varianti che si possono fare. Ovviamente siamo a 24 all'ora, eh. Qua ci vuole prudenza e testa, ragazzi. Non è il posto dove correre in moto. E dopo questa vista incredibile ci rivediamo in uno scenario, in un'ambientazione completamente differente. Abbiamo ancora circa 65 km e con questo salto ci rivediamo a Sanremo. A dopo! Tu sei scappata, cosa succede qua? Bucato a 29 km dall'arrivo, che sfiga. Però vedo che siete attrezzati, vedete come si va nei giri tipo Pavia Sanremo. Guarda che roba che hai dietro, camera d'aria, leve, sì. Bravo. Però mi manca il compressore. Adesso però adesso arriva. Va bene, allora noi andiamo? Sì, sì. Vi lasciamo? Grazie, ci vediamo. Ciao, a dopo, ciao. Ciao, ciao, grazie. Ragazzi, eccoci all'arrivo della Pavia Sanremo 2023 con Luca che mi precede, con le Tiger. Eccoci, ciao. Ciao! Ciao! Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati. Sono le moto Aprilia che sicuramente hanno tagliato. Jacopo, hai tagliato anche oggi? Bravo, tagliato, eh? Ciao, complimenti. Ciao, grande. Bravi, eh. Bellissimo, bellissimo percorso, bellissimi panorami e organizzazione super. Che è un bel viaggio avventuroso. Bello, ok, guarda qua, siamo tutti contenti, ridiamo, abbiamo preso il sole. Io mi sono divertito tantissimo, anche perché ho avuto a che fare con una moto decisamente impegnativa, che è il Pan America 1250, che mi ha dato grandi soddisfazioni. Grande ospite in questa edizione, il campione dei rally, John Pedrero. Com'è andata? Bene, bene, tutto a posto. La verdad che tanto contento per l'organizzazione e per tutto lo pilota che sono tanto simpatico e abbiamo tanto divertenza la ruta e bueno, la verdad es que tan contento. E tanta gente contenta, il tempo ci ha assistito, ha fatto caldo ma tanto eravate a 1700 metri oggi alla Galleria Garezzo. Sì, sì, sì. E quindi... ti dico la verità. Ci siamo presi anche un quarto d'ora con la sveglia di riposino con Luca perché siamo svegliati presto stamattina. Senti, ma chi ci rincorre? Una bella pennica, vieni qua Luca. Qua c'è anche il mio compagno di scorribande. Luca, eccoci. Com'è andata questa edizione? Bellissimo. 2000? Tra l'altro Luca è di rientro da un intervento alla spalla, prima uscita in moto. È bella, bellissima, un percorso meraviglioso, anche a tratti impegnativo. Questo è bene. Quindi veramente grande soddisfazione. Grazie. Bravo Luca. E bravo ancora. Bravi Andrea. Voi. Grazie Nicola. Grazie. Grazie Nicola, grazie Corrado. Ci vediamo a settembre. Mi raccomando, seguiteci. Ciao. Ciao. Ciao.